Io non so se vi rendete conto di una cosa. Io devo trasportare tutta questa roba, devo conficcarla lì dentro nell'armadio. Va! Secondo me non ce la faremo. La faremo forse fra 55 anni. Un po' di casotto perché dobbiamo dire un po' dove minchia posso mettere sta roba qui. No, si possono mettere i fili via dal cazzo. Mettiamo tutto. Scusate, ma io i cavi USB. La capa del televisore a tubo catodico, ma non ce ne frega una sega, esplodi secca, via via chi sei, ma vai.
comunque vada brutti odori in questo coso. Voi non essendo da me non potete averne idea. Un'idea ben precisa, focalizzata nel rumore che si cela lei, del gas che si cela dentro, perché cosa fa? Vola fuori, eh. Non me ne sbatte niente. Stesori slittano via, si danno via, oh. Ma oh! Che cazzo di uomo? Dei davanti ai nonni. Ai nonni. Addio gloriose trasmissioni. Salve, siamo le casse del 1996, vogliamo Windows 95! Stia lì ferma. Siccome anche queste sono da museo dell'antiquariato, tutto di 39 anni fa, di quando mio padre aveva la, di quando i miei genitori avevano la mia età. Con questo qua si può fare un retro computer con Windows 2000. Accidenti, guardate qua come roba. Come farò mai a mettere questo televisore via dalle scatole, via da tutto e da tutti. Lo scopriremo prima o poi. Intanto monto il video, intanto che cerco di venire. Io intanto qua cerco di venirne a capo con questo. Con questo genere di televisori. Monto il video. Ah, esploso! Ah, dobbiamo portarlo in discarica immediatamente perché qui esploso il televisore CRT. Se ci sarò ancora, avrete mie notizie su YouTube. Alla prossima. Restate sani.